Benvenuti a tutti e grazie di essere connessi all'appuntamento di oggi. Durante questo webinar scopriremo assieme il servizio di Cloud Backup. Il Cloud Backup è un lo vedremo poi dopo nello specifico, mm, è un servizio che consente di gestire e mantenere i propri dati in backup sul cloud in piena sicurezza, rispettando le policy de e dell'azienda. Il servizio è personalizzabile, per esempio, già a partire eh, dalla scelta del piano tariffario a consumo, ma come ho già detto prima i miei colleghi eh, andranno poi eh, nel, nello specifico del servizio. E oggi siamo sempre in compagnia eh, dei miei colleghi Aruba Business, Matteo Soavi, CTO e Mauro Vaglietti, Senior Sistemista di Aruba Business. E eh, nell'attesa che tutti i partecipanti si colleghino, colgo l'occasione per dare alcune comunicazioni di servizio. Eh, come sempre, eh, saremo insieme per 5, 5, circa 50 minuti, gli ultimi minuti saranno dedicati alle domande. Una sessione di question and answer quindi vi chiedo gentilmente di scrivere in chat domande e dubbi e alla fine del, del webinar vedrò di rispondere alle domande eh, nel tempo disponibile che ci rimane. Vi anticipo tanto che nei prossimi giorni eh, riceverete via mail la registrazione del webinar, le slide e tutte le risposte alle domande alle quali non siamo riusciti ri a rispondere oggi. Eh, per maggiori informazioni, comunque consultate il nostro sito e per rimanere anche eh, sempre eh, aggiornati o comunque per darci eh, qualsiasi tipologia di consiglio o anche qualche domanda posteriore o dubbio che vi viene, scrivete pure all'indirizzo mail webinar@staff.aruba.it. Direi che adesso è arrivato il momento di lasciare la, mia, la parola a Matteo, quindi buon inizio e lasciate la parola a Matteo. Benissimo, grazie, eh, buongiorno a tutti. Eh, oggi insieme a Mauro, che eh, fa parte insieme a me della squadra di Ruba Business, andremo ad approfondire quello che è il cloud backup proposto eh, sul, nostro, sul nostro pannello. In particolare andremo a vedere... Sul pannello cloud come attivare il servizio di cloud backup, quindi la scelta del piano tariffario e le varie, le varie region. Eh, insieme a Mauro poi andremo a vedere l'installazione dell'agent eh, di Common Vault, vedremo che abbiamo eh, due agenti di, di, è possibile utilizzare due agenti all'interno del nostro sistema, ma noi in particolare andremo ad approfondire eh, il Common Vault. Eh, Configureremo il backup dal pannello web e andremo a configurare la retention del nostro backup uno sguardo anche alla configurazione delle parti di alerting e eh, una demo per eh, come effettuare il ripristo di singoli file eh, piuttosto che un metal. Chiuderemo andando a fare eh, una, una, una verifica all'interno del pannello di quelle che sono le statistiche. Partiamo facendo accesso al nostro pannello cloud e in particolare io sono già all'interno del pannello dove eh, trovate nella parte superiore la possibilità di scegliere la parte di backup. Allora, qui siamo già all'interno del nostro pacchetto, eh, del nostro pannello cloud. In particolare, nella parte superiore, abbiamo eh, la scelta del backup che è lo strumento che andiamo a vedere oggi. Abbiamo già una, un pacchetto attivo che è quello che abbiamo utilizzato oggi per tornare al webinar. Ma è possibile eh, attivare un ulteriore account in qualsiasi momento la prima scelta da fare è quella della tecnologia. Noi eh, abbiamo sul nostro cloud backup la possibilità di scegliere tra due diversi sistemi, il Common Vault piuttosto che la Vault. Eh, noi abbiamo scelto di approfondire la parte relativa al Common Vault perché è un sistema eh, leggermente più avanzato, anche eh, più personalizzabile, ma devo dire anche un pochino più complesso, quindi è eh, importante fare un approfondimento. La seconda tematica, il secondo parametro da impostare è quello della region. Qui è necessario fare eh, la scelta in base a dove abbiamo attivato i nostri servizi cioè mi spiego meglio se i nostri cloud server sono attivi sulla region 1 sarà, eh, più, eh, sarà più corretto impostare il backup sull'IT3 viceversa se io avessi i miei cloud server attivi t 3 sarà più corretto avere un backup su un data center che si trova in IT1 questo per andare ad avere ancora più sicurezza in quelli che sono i miei backup andando a impostare aree geografiche e data center diversi, successivamente si va ad impostare quelle che sono le credenziali e in ultimo si va a scegliere il piano tarifario. Qui abbiamo due possibilità: il cloud backup as you go, cioè in pratica paghi in base a quello che vai ad utilizzare, piuttosto che la scelta di pacchetti preconfigurati. Quindi ci troviamo un costo diverso in base a quella che la soglia noi vogliamo andare ad impostare quindi immaginiamo un 100 giga con il suo relativo costo e eh, hai la possibilità di impostare qual è l'operazione che il cloud backup il servizio va a fare nel caso in cui si raggiunga la soglia quindi in particolare eh, viene impostata eh, la possibilità di passare le risorse in eccesso al piano pay as you go per cui pagherai il tuo, quello che è il tuo carro mensile e quello che va oltre i 100, 100 giga viene conteggiato a consumo piuttosto che l'account passa automaticamente al piano superiore quindi in questo caso passerebbe al piano a 250 gb piuttosto che l'account viene disabilitato in questo caso viene comunque notificata all'indirizzo mail specifico eh, per, per, per che viene, viene inserito all'interno del nostro pannello eh, per ricevere gli avvisi dalla cloud viene inviata una notifica che eh, lo, storage, lo spazio storage è terminato ultima impostazione eventualmente e la possibilità di attivare appunto le notifiche di sms con un costo già attivo piuttosto che via mail una volta che abbiamo attivo il nostro eh, account avremo la possibilità di andare a personalizzarlo comunque in un secondo momento quindi in particolare se entro all'interno del nostro del webinar qui ho, eh, il, il, mi si ripropone quello che è l'account con cui abbiamo attivato il nostro, il nostro servizio le informazioni relative alla region il numero di agenti in questo momento sono sotto backup, in particolare noi abbiamo eh, due agenti configurati, lo spazio attualmente utilizzato al nostro sistema, sulla parte destra vengono già riportate alcuni riferimenti alle guide che sono molto utili nel caso in cui eh, ci, sia, ci sia un dubbio e alcune informazioni che dopo magari riprenderemo con Mauro relative eh, all'attività del de, 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 de Solver Metal. All'interno del pannello troviamo anche già il link per accedere in quello che è il sistema, il pannello web del nostro sistema di backup. A questo punto, visto che sono già all'interno, passerei la parola a Mauro che vi farà vedere appunto dal vivo come utilizzare, come configurare il server. Allora, assegno. Perfetto. Dove Mauro? Buongiorno a tutti, dovreste vedere il mio monitor, confermatemi. Vedo. Sì, ok. Questa è, come vi diceva appunto Matteo, è la console di gestione del cloud backup. Qui è dove potrete impostare, configurare tutte appunto le configurazioni del backup. Una volta, ma partiamo dalla base. Questa ok è la console di gestione, ma qui ci entreremo una volta che avremo installato l'agent sul server per permettergli di comunicare con il nostro cloud backup. Eh, troverete poi nelle slide, quindi se volete potete richiedercele, tutti questi link. Fondamentalmente, però, si tratta della pagina kb.cloud.it e cliccando la sezione backup arriverete qui esattamente dove, eh, dove la sto mostrando. Nella sezione 3, agent di connessione, scegliendo ComVault, che è appunto l'agent che vedremo stasera oggi, e, eh, troverete la guida all'installazione, al download e all'installazione. Il download dell'agent lo farete da questo pannello, nella web console qui avrete come scaricarlo, e l'installazione, seguendo la guida, è molto semplice e intuitiva. Trovate sia la guida per Windows che per Linux, quindi Windows vi fa vedere proprio i passaggi eh, con le schermate, quindi si tratta banalmente di un'operazione dove inserite le credenziali che avete scelto prima e, e le password, insomma, e il servizio verrà attivato ed è finita. Vedete che proprio sono quattro passaggi, è finita. Per Linux, leggerissimamente più complessa, ma nulla di che, cioè se partite da un, dai pacchetti deb, avete questi prerequisiti, altrimenti eh, se sono RPM solo se intendete usufruire del pacchetto per restore eh, dovete prima installare questo ma per esempio il 100 sotto già è, è, è preinstallato quindi non avete problemi in più per 100 sotto vanno aggiunti anche eh, queste, questi pacchetti una volta che avete aggiunto questi prerequisiti basta installare l'agent quindi con, o col comando di pkg o col, o col comando rpm e una volta installato l'agent si tratta proprio di un'installazione minima Lanciare la registrazione dell'agent nel nostro portale. Lo fate con questa riga di comando dove andrete a sostituire il nome col nome utente che avete eh, impostato durante la registrazione e la password che avete messo. Subito una precisazione, attenzione che il nome utente, per esempio, se noi qui abbiamo scelto il nome utente Webinar, eh, vi verrà eh, impostato come vi ho fatto vedere prima nella schermata epilogativa Matteo come webinar slash webinar quindi nome utente slash nome utente questa è la, la, diciamo, la, la forma che dovrete usare comunque lo vedete bene nel pannello cloud una volta che avete registrato l'agent con, con questa procedura diciamo è consigliabile un restart del servizio sia in caso di Windows che di Linux in Windows addirittura un riavvio del server Dopodiché ve lo troverete qui tra i server. Nel nostro caso abbiamo installato due agent, come vi diceva prima Matteo. Andando alla sezione Protect Server, troveremo i nostri due server installati. Quindi avremo Webinar come prima parte, che è il nome dell'utente che noi abbiamo creato proprio per questo um, account Cloud. E poi la macchina, qui la macchina Linux che ho chiamato a sua volta Webinar, quindi sarà Webinar Webinar, e la macchina Windows che sarà invece Webinar Win 2022, perché il nome della macchina è questa. Quindi qui abbiamo evidenza che i nostri due server, in questo caso li vediamo verdi perché noi abbiamo già proceduto alla configurazione, inizialmente voi li vedrete con la, col bollino rosso che vi indica che l'agent non è ancora configurato, quindi è presente sul server, il nostro sistema lo rileva, si parlano, diciamo. Una cosa importante, non c'è bisogno di alcuna porta esposta sul server con l'agent, ovviamente il server dovrà poter comunicare in uscita, cioè sarà il vostro server su cui avete installato l'agent, a comunicare col nostro eh, cloud, il sistema di cloud. Eh, quindi ecco, l'unica regola è che il server da cui installate l'agent possa comunicare liberamente con l'esterno. Eh, una volta che Uh, avete diciamo, uh, registrato gli agent, basta entrare in un agent e vediamo come l'abbiamo configurato. In questo caso è il client Linux, qui noi entriamo e lui ci, ci fa vedere subito un dettaglio della, della configurazione, dove vediamo beh, name, in questo caso webinar.club.it, .ca quando è stato installato, la versione dell'agent, il piano, ecco che adesso andremo a vedere perché è uno degli aspetti fondamentali perché discriminano la retention, la frequenza, diciamo tutte le informazioni più importanti per un backup, tutte le configurazioni, lo status, quindi se è stato backupato, se ha avuto dei problemi o quant'altro, eh, lo stato del server, quindi dell'agent sul server, quindi se eh, comuni, l'agent comunica correttamente con il nostro server, l'ultimo backup eh, effettuato, eh, che, ha, che ha avuto successo l'ultimo backup in generale e eh, l'application size che ci interessa poco in questo momento, poi vedremo la parte delle statistiche e la region. Ecco la region subito da impostare, all'inizio non lo è, facendo appunto edit e andando a selezionarla perché eh, diciamo va a selezionare il fuso orario che poi vi servirà per andare a impostare eventualmente l'orario in cui volete fare il backup. Questa è la parte di backup. Qui vedete già un calendario che inizialmente mentre state configurando l'agent non avrete, questo apparirà solo quando cominceranno a esserci dei backup effettuati, perché vedremo appunto come anche andare a effettuare un restore da questo calendario. Ma l'altra parte fondamentale del convolt è i subclient. Il subclient indica è un po' il cuore eh, del sistema ConVault. In altri sistemi come il nostro Evolt si ragionava in termini di job Qui invece lavoriamo a uh, piani e subclient fondamentalmente. Sub nel subclient che lui di default crea così, cioè con questo nome lo chiama default, e di default lui andrà a includere tutti i contenuti all'interno del server, in questo caso è Linux, quindi lui gli dice root, quindi tutto, ok? Cosa possiamo fare? Possiamo entrare cliccando sul nome, quindi in questo caso default, e andare a vedere i dettagli di questo. Sub client. Vedremo appunto che il backup è abilitato. Potremmo anche decidere di creare più sub client e magari con contenuti diversi e qualcuno abilitare, qualcuno no. Mm, consiglio quello di non giocare troppo con l'abilitazione e disabilitazione dei backup, è sempre meglio avere un backup abilitato con tutto. La scelta del piano. Quindi, entriamo subito nel eh, cuore, questa forse è un po' la parte più ostica che è meglio spiegare in maniera approfondita. Qui voi potete scegliere. Eh, I vari tipi di retention e di eh, backup, di, di frequenza di backup che sono preimpostati. Quindi, noi abbiamo già preparato per voi quelli che sono i backup più frequenti che ci vengono richiesti. Vedete, per esempio, retention, vi, vi spiego cosa ret 14 sta per retention 14, vuol dire che voi state chiedendo al sistema di avere sempre a disposizione minimo 14 giorni vuol dire che voi avrete sempre almeno 14 giorni a disposizione verrà fatto un sintetic full ogni 14 giorni e verrà fatto un incrementale ogni un giorno ho parlato di minimo ho parlato di almeno non è un caso perché questo significa che voi nel vostro account non avrete 14 copie salvate ma nella maggior parte delle volte più di 14. Adesso vi mostro come vedere nel dettaglio. Comunque, la cosa chiara da capire è che se io vado a scegliere come ho fatto io in questo backup RED 3F3 e Inc3 vuol dire che io voglio un backup che mi garantisca di poter tornare indietro di tre giorni, che questo mi interessa fino a un certo punto che il Synthetic Full venga fatto ogni tre giorni, che l'incrementale venga un, ogni un giorno. Quindi ogni un giorno io avrò un backup. Anche se non ci interessa se full o meno possiamo entrare nel dettaglio e potrò tornare indietro, eh, garantito, per, di tre giorni. Okay? Per spiegarvi meglio come funziona, sempre nella nostra scheda, nella nostra pagina KB.cloud.it, oltre all'agenda di gestione, trovate la, la voce 4 console di gestione. Qui eh, trovate alla voce adesso, appena si carica, vediamo con ovviamente, perché stiamo valutando quello. Eccolo qui, 4, 2, 1, retention, tempo di conservazione dei dati. Qui i campi che sono importanti da compilare sono days, per esempio nel mio caso, come vi ho fatto vedere prima, vedete ho 331, quindi è days 3, ok? E days between full 3, ok? Cycle e extra day, sempre a 0, questo è quello che mi interessa verificare. Facendo calcola, perché... Normalmente uno cosa pensa? Che avendo messo retention 3, io avrò tre copie del backup, questo è importante per il calcolo dei del della mole di dati, quindi se ho un server che pesa 10 giga, io mi aspetto di avere un full più due copie incrementali. In realtà Commvault non ragiona così, perché per garantire una miglior sicurezza e, una, e la, e la, e diciamo la ehm, piena correttezza dei dati, lui vuole sempre avere due full prima, una, cioè, scusate, un altro full prima di eliminare il precedente. Quindi cosa succede nel caso del mio 3 retention e 3 synthetic full? Succede quello che troviamo qui nella tabellina, cioè il primo giorno lui farà un full, quindi se è un server da 10 giga, lui farà il full da 10 giga. Il secondo giorno mi farà un incrementale che andrà a copiare solo i dati che sono stati variati nel frattempo sul server. Il terzo giorno farà ancora un incrementale, il quarto giorno lui cosa farà? Farà di nuovo un full perché eh, appunto gli abbiamo detto che days between full erano tre, quindi lui al terzo giorno ha fatto un full e quindi uno direbbe: Ok, mi cancellerà subito l'altro. E questo non può avvenire perché? Perché noi gli abbiamo detto: garantiscimi tre giorni di restore. Noi siamo al giorno 4, se voglio avere tre giorni, anche meno due, per esempio uno, due giorni prima, io dovrò usare questo incrementale, ma l'incrementale ovviamente è figlio di questo full. E quindi diciamo che lui, questo full, per farvi capire, me lo cancellerà solo il sesto giorno, quando io avrò uno, due e il sesto giorno il terzo incrementale che mi garantiscono di avere tre giorni di retention come io gli ho chiesto all'inizio. Per farla in maniera un po' più semplice, quindi sappiate che è una sorta di elastico, in questo caso nei, nei tre giorni e nei tre, eh, tre, tre day between full, che va da tre copie effettive a sei. Okay? Quindi per, per, uh, automaticamente, se io andrò a scegliere 14 come retention e 14 days between full, sarà un elastico, come vedete da questo schemino, che va da 14. Nel caso migliore, cioè nel giorno 28, perché avremo dal, dal primo full all'ultimo incrementale, ma potrete avere fino a 28 copie totali sul server. Questo per, per darvi un'idea chiara di come funzionano le, le copie backup e non farvi subito preoccupare, perché, per esempio, ecco, vedete subito qualcosa che balza all'occhio. Eh, quando io ho settato questo tre giorni. Eh, l'ho fatto partire eh, sabato, lui ha fatto il 13, ha fatto il backup il 14 e il 15 e quindi uno si aspettava ad oggi che è il 16 di non avere più il backup del 13 e invece c'è ancora subito, subito eh, la, la sensazione è non sta cancellando le copie vecchie no, lui qua lo terrà ancora per un altro giorno, dopodiché procederà la cancellazione come abbiamo visto prima sulla tabella quindi ecco questo è come funziona la retention una volta che eh, lui appunto ha effettuato il backup, ce lo troviamo qui. Per esempio, il 13 vediamo eh, un full che ho lanciato io più l'incrementale all'orario che avevo prestabilito alle 10 di sera. Il 14 il suo bel incrementale che fa solo lui, il 15 un altro incrementale. Il 16 è tornato a fare il full, ok? Più il, un, un synthetic full appunto tutto, eh, eh, nello stesso giorno. Comunque, altra cosa importante è questa one touch recovery. Questa voce. È presente solo sugli agent Linux. Questa voce se fleggata indica che il backup che noi vogliamo eh, sarà un bare metal. Quindi bare metal, sempre tornando nella sezione eh, KB.cloud.it, avete la voce 5 che si occupa del bare metal restore. Ma vi spiega esattamente cos'è il bare metal. Ma che detto, in due eh, in due parole, adesso vi faccio vedere proprio la, la descrizione, ma è abbastanza banale, Insomma, non, non parliamo di backupare solamente i eh, dati del server, ma anche il sistema operativo, diciamo proprio la macchina stessa, cioè se noi vogliamo che eh, riprenda, possiamo, noi possiamo ripristinare il backup di una macchina intera dopo che questa ha avuto qualche problema, diciamo anche a, a livello di sistema operativo è possibile farlo attivando l'opzione Bermetal. Vedete, è un backup completo dell'intero disco, compresi i dati partizione, boot, della macchina protege, in questo lato il sistema operativo, permette la ripartenza anche nel caso di guasti e corruzione disastrosa che non permettono l'avvio del sistema operativo. Quindi, senza quel flag, e dopo vi farò vedere come farlo per Windows, non avrete questa opzione, quindi potete ripristinare i dati, i singoli file, il database, insomma, vi farò vedere. e... Con questa funzione invece potete proprio prendere la macchina e farla ripartire come se fosse un'altra macchina. Addirittura potete clonarla, quindi far partire una macchina gemella eh, a quella e... oppure andare a sostituire quella. Qui vi abbiamo già messo delle guide eh, che vi spiegano come fare nel caso vogliate ripristinarla sul nostro cloud. Per esempio per ripristinare una macchina, ve lo faccio vedere velocemente, per ripristinare una macchina um, Windows, va bene su... Un server VMware, o Hyper-V c'è la differenza, qui vi, vi spiego come fare. Si scarica un'immagine, una ISO che è appunto sul nostro sistema cloud, si carica sul disco virtuale. Questo fa partire, ci, ci accede in uh, VMware VSphere Client per poter accedere, diciamo, alla nostra infrastruttura. Si fa partire questa macchinetta virtuale che non è nient'altro che una ISO eh, del, de, di Commvault che permette di interfacciarsi appunto al nostro datastore e. Con I dati che vi ha prima fatto vedere Matteo, cioè vedete dalla vostra, dal vostro pannello cloud avete appunto il proxy client name, il proxy hostname. Tutti questi dati li trovate nel pannello cloud. Andando a impostare questo, il common server hostname, tutti questi dati li avrete li avete nel vostro pannello cloud nell'account backup. potete ripristinare il server. Eh, addirittura, qui vi dice esatto fa una piccola differenza se le macchine, se state clonando la macchina, quindi volete avere una macchina parallela, piuttosto che ripristinarla sopra l'altra, diciamo. Eh, quindi per Linux, qui trovate, per Windows e per Linux trovate tutte le guide qui, per Linux lo fate flaggando questo flag, per ehm, Windows ve lo faccio vedere entrando nel client Windows. Tempo, ricordatevi che queste impostazioni le troviamo nella, nella parte di sub client perché entriamo a fondo del, della configurazione vedete che qui non ho più la, la voce okay. one touch backup ma ho la possibilità di, di andare a backuparlo in questo modo cioè andando ad aggiungerlo ok qui Qui, scusate, ve lo faccio rivedere, dove ci sono i contenuti. In questo caso io ho deciso che backuperò solo la cartella C user di questo server, non, non sto backupando altro. Quindi andando a scegliere cosa, lui di default, qui è stata una modifica di default, lui vi dice tutto e mette già questo flag backup system state. Questo è il system state di Windows che appunto vi permette di avere un'immagine, diciamo un bare metal, che vi permette di ripartire esattamente la macchina allo stato attuale. Quindi avere un clone. È comodo tipicamente quando un cliente eh, ci, ci, ci chiede mh, non ho effettuato io la configurazione di questo server, quindi sarebbe un problema anche ricreare il server, anche se ho i dati mi verrebbe difficile ricreare il server, e quindi allora è utile avere questo flag in modo che sono in grado di far ripartire il server esattamente come era prima, configurato nella stessa maniera. Torniamo un attimo in Linux così vi faccio vedere un esempio anche pratico. Quindi subclient, subclient. Eh, qui in Linux gli ho detto, ecco, qui ho, ho giocato un po' per farvi vedere. Allora, io ho nell'edit del content, ho detto, ho lasciato tutta la cartella, tutto il root backupato e quindi sto backupando l'intero sistema. Poi sono andato nelle esclusioni e mi sono escluso una cartella, ovviamente fittizia, che ho chiamato non importante. Io qui ho il mio sistema Linux, eh, il mio serverino, dove vedete che io ho fatto per la, ehm, per la, per la prova due cartelle, una che si chiama importante, vabbè, ma come tutte le altre l'ho lasciata inclusa, e l'altra non importante. Nella cartella importante eh, ho messo un file d'esempio, file 1, che ho già provveduto a backupare. Quindi una delle prove più grosse è un più importante RM file 1, quindi cancello il file 1 e, e poi io qui invece, ovviamente nella cartella non importante, non avrei potuto poi ripristinarlo perché è escluso dal backup, qui adesso entriamo un po' nel, nella prima fase di restore, quello che poi ci si augura che uno non debba fare, ma è la parte un po' più importante della, di tutto il sistema. Qui una volta scelta la data, per esempio posso scegliere il 15, il 16, insomma è selezionata l'ora, qualora abbia lanciato più backup durante il giorno, c'è questo tasto che è Restore, quindi ho scelto la mia data, ho scelto il Restore, lui cosa mi fa vedere? Mi fa vedere l'alberatura del mio file system, va a montare la, il mio file system e io qui vedete ho la cartella importante, non ho la cartella non importante come ho escluso prima, nella cartella importante ho il mio file 1, io qui lo posso selezionare e posso dirgli restore o download, quindi posso o scaricarlo in locale, perché se la macchina ovviamente non è più raggiungibile, è rotta, insomma, ho bisogno di ripristinare i dati senza della macchina, posso farmi il download locale piuttosto e posso anche usarlo come repository storico, ma comunque un restore lui mi chiede eh, mi dà un po' di opzioni, mi dice dove, su quale macchina, nel mio caso è nel webinar, se mantenere i permessi, ok, dati nella original folder o in un'altra folder, sovrascrivere o meno quello che eh, che è il contenuto, posso anche impersonare un, un utente, in questo caso vabbè io sono root quindi non, non ho bisogno, e anche se notificare l'esito del backup una volta fatto. Io faccio adesso lo lascio così di default, faccio submit e lui comincia a farmi il restore e mi dice attenzione, il tuo, il tuo restore puoi vederlo da questo job. Non entro nel dettaglio del job perché non mi interessa vedere esattamente cosa, cosa fa, perché lo so, questo job cosa fa, però qui ho il riepilogo dei miei job a sinistra. Entro i job. E qui attenzione, ho due eh, macro categorie: uno l'active job e uno il job history. Quindi ecco attenzione che se volete vedere cosa avete fatto in passato, dovete andare nel job history e lì vi appariranno tutti quelli che sono stati fatti nei giorni precedenti o comunque sono completati. Qui tra... lui adesso sta girando, eh, cambiando scheda o refresciando, insomma, vediamo. Esatto, lui ha finito il mio ripristino. Dice operazione ripristino completati. Okay. Se io torno sul mio server, vedete che il file 1 è tornato e quindi lui mi ha ripristinato esattamente il file come lo avevo prima. Questa è la prima opzione di ripristino, quella diciamo che per quanto ci si augura di non usarla in maniera frequente, però è sicuramente più frequente rispetto al bare metal, dove uno eh, si spera debba farlo proprio solamente in casi estremi. Ecco solo una cosa per il bare metal, visto che ve ne sto parlando e eh, mi è venuto in mente. Il bare metal è un'operazione abbastanza lunga, mentre avete visto questa operazione di ripristino ovviamente qui parlavamo di un file di 0 byte, cioè era vuoto anche tra l'altro questo file, ma non è tanto la mole dei file a, a darci problemi, ma eh, nel caso del bare metal l'operazione è abbastanza lunga, cioè se vi invito magari a provare a farla sul nostro server cloud o quant'altro, eh, perché eh, proprio il tool che, che, che mette a disposizione Volt è un po' macchinoso, Quindi vi inviterei a provarla, però diciamo che su, in linea di massima anche un server piccolo, parliamo di boh, 10, 20, 30 giga, secondo me eh, da, da alcuni test così ci, ci può volere anche un'oretta o più per, per poterlo ripristinare in maniera corretta. Però diciamo che eh, ovviamente si tratta di un'operazione di recupero in, in emergenza, quando la macchina si rompe o non ci sono altri modi di ripristinarli. Eh, volevo farvi vedere adesso ecco una volta che abbiamo visto il ripristino abbiamo anche eh, una parte di alert quindi negli alert eh, qui lui ci dice per esempio eh, ci fa vedere tutto quello che è successo quindi avremo la, la possibilità di vedere appunto tutto quello che è successo nel tempo ma soprattutto andare a definire eh, quando per esempio eh, avvi, a eh, Avvisarci in caso di alcune, eh, alcune problematiche, vedete che qui lui mi avviserà via mail. Ovviamente, con la mail che ho messo in impostazioni, eh, quando il backup fallisce, quando il backup ah, avviene correttamente, e insomma posso andare a impostare quando il restore fallisce, quando il restore <ride> ha ah, successo, posso andare a impostare appunto tutti gli avvisi che il sistema andrà a farmi eh, qualora dovesse succedere qualcosa. E vediamo un attimo un'altra parte importante. Io ve la dico perché il sistema, appunto, non lo mette a disposizione. Oltre a backupare il server puro come vi ho fatto vedere. Quello che noi abbiamo fatto adesso è un backup di, come dice il nome stesso, file server. Quindi backup i file del server, punto. Non va a backupare né applicazioni né eh, software, nulla, cioè, se non i file veri e propri. Mm, ci possono essere varie filosofie di pensiero su come fare backup. Per esempio, uno può decidere che fa un dump del database, per esempio, che quindi trasforma il contenuto del database in un file e quindi poi esegue il backup del file. Un altro modo invece che si può mh, pensare di, di utilizzare è invece dico direttamente all'agent con Vault di fare un backup del database. Quindi qui potrò andare ad aggiungere un'istanza. Vedete, ci sono vari tipi di database, per esempio MySQL, e quindi potrò andare a dire a Commvault backupami direttamente tu il MySQL cioè sia per il database che per le applicazioni quindi se avete server exchange può entrare nel dettaglio SharePoint, Active Directory eh, EBS App e Big Data no parliamo di cluster ma non è il nostro caso eh, nei job ecco solamente per dirvi potete andare a vedere il dettaglio quindi se io vado qui e scelgo View Log vedo esattamente quello che è successo eh, nei log di quel, di quel dettaglio vi ricordo, di quel job vi ricordo che tutti i log, cioè questi che voi vedete qua in realtà sono all'interno del server, cioè l'agent andrà a scrivere all'interno del server poi possiamo girarvi il, il percorso esatto sia per Windows che per Linux insomma, dove trovate questi, questi eh, log nel dettaglio perché soprattutto eh, in caso del backup cioè mh, quando voi effettuate un backup e lui fa il differenziale in, nel pannello di controllo non troverete la lista totale, cioè puntuale del singolo file che lui ha backuppato, lo troverete nel log del vostro server. Se volete andare così nel dettaglio per capire eh, cosa sta backuppando, se invece voi siete alla ricerca di statistiche, eh, diciamo per vedere mh, cosa succede, diciamo quanto, quanto spazio state occupando quant'altro, c'è un'altra area che poi vi, vi mostreremo. Quindi, giusto per tornare a noi. Nella sezione KB Cloud Backup abbiamo visto l'agent di connessione, come fare l'installazione di Convolt sia su Windows che su Linux eh, e disinstallare l'agent disinstallazione dell'agent, molto semplice. Ne faccio una cosa: qui nel Protect Server agent sono questi due. Cliccando il puntino puntini. Qui io ho retire. Retire va a, a disinstallare, cioè a rimuovere l'agent dal server e a dire al nostro sistema, ecco questa è una cosa importante, eh, questi dati non mi servono più perché sto cancellando il server, quindi non me ne faccio più niente. E, ok, la console di gestione l'abbiamo vista, diciamo, abbiamo visto sempre di Convolt la, eh, i piani di backup, la retention, ok, il selezionare il piano, comunque qui potete andare poi nel dettaglio e vedere tutte le, le, le piccole sfaccettature, assegnare il piano server l'abbiamo visto, eliminare il server, quello che vi ho detto adesso, la, il retire eseguire un job manualmente si sì, ecco potete qui down da da, dai puntini puntini del, del, um, eh, del dell'agent andare a dire backup direttamente e lui mi chiederà ok vuoi fare un backup full incrementale o synthetic full e io con, semplicemente prendendo ok lui lo farà in questo momento quindi è utile se volete fare un, un backup prima di compiere delle modifiche al server un aggiornamento o quant'altro consultare i job attivi l'abbiamo visto il log l'abbiamo visto il, de, dei job modificare il job l'abbiamo visto e ricercare scaricare appunto come ho fatto a vedere prima il restore e anche il download della cartella permetta il restore eh, appunto vi dicevo l'abbiamo visto nel, un po' velocemente ma comunque più di seguire la guida non c'è da fare ecco vi aggiungo solo l'ultima cosa permetta il restore se fate un permetta metal restore di una macchina virtuale Attenzione a questa cosa, come vi dicevo, ehm, non tanto per i Windows perché per i Windows questo problema forse è un po' più raro, ma per i Linux è importante che la macchina di destinazione su cui voi andate a cercare di fare il ripristino del bare metal abbia almeno 2 giga di RAM. Questo perché. Quindi vi dicevo: Windows sicuramente avrete più di 2 giga di RAM. Linux può capitare che qualcuno abbia una macchina da 1 giga di RAM. In questo caso il software non riuscirà a eseguire il ripristino perché vi chiede appunto di montare l'immagine ISO che verrà eh, scompattata nella RAM. E l'immagine ISO scompattata è leggermente più grande di 1 giga, quindi avete bisogno almeno di 2 giga. Questo ve lo dico per evitarvi di far perdere tempo, perché quando uno sta facendo il bare metal già. E diciamo è, nel, è in una situazione delicata e quindi anche evitare di perdere altri 10 minuti 20 minuti per capire che non si riesce a fare solamente perché manca la ram sappiate è un, è un piccolo consiglio che può aiutarvi nel momento dell'aiuto dell comunque ecco il consiglio principale resta di provare questo permettere storia in modo che avete idea col vostro server con i vostri dati con la vostra complessità di quanto tempo ci mette il ripristino in caso di eh, fail del server insomma. Diciamo che questo è quanto. Io ripasserei la, la parola a Matteo per la parte delle statistiche, insomma, po po statistiche. il discorso del, del, del credito e quant'altro. Allora. Ci, ci, ci tengo a ribadire, Mauro, quest'ultimo aspetto sì. del, eh, relativo al, uh, al training. No? Quindi eh, lo so che sembra banale, è tutto facile quando si segue la guida o quando uh, Mauro ve l'ha ve fatto vedere, però. Eh, nel momento di crisi, nel momento di difficoltà, avere una propria grid, guida dei propri appunti e aver già eseguito eh, quell'attività, vi assicuro eh, che rende tutto molto più agevole e, 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 e vi toglie quella parte di stress eh, almeno relativa all'utilizzo dello strumento, perché già eh, probabilmente siete in difficoltà perché quando si va ad utilizzare un backup c'è sempre quel minimo di... di di sofferenza ecco l'utilizzo o aver già preparato provato eh, come funziona eh, sicuramente sicuramente vi sarà d'aiuto allora io volevo farvi vedere andiamo in proiezione perché il prodotto si vede il monitor si sì? sì, si vede il desktop perfetto allora, il prodotto eh, offre eh, all'interno del pannello web anche una parte relativa alla statistica allora, in linea teorica, vedete, questo menu dovrebbe comparire una volta che si clicca nella parte superiore di Common Vault, però in realtà abbiamo visto che non, sempre, non funziona tal'una volta. Allora, il segreto è andare qua, invece di mettere Admin Console, potete cancellare la parte superiore e mettere Web Console. Abbiamo riportato anche nelle slide... Perché può essere utile? Se per caso vi torna questo, 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 eh, questo metodo non vi torna facile. Comunque quando siete all'interno, al limite funziona correttamente da, eh, dal download sender, per cui eventualmente andando dal, dal download server, eh, potete eh, tornare nel menu principale. Quindi, da questo qua cliccando sopra in convoc, vi porta al menu principale dove potete entrare nella parte reportistica. Entrare nuovamente nel round center piuttosto che nel command center. Chiaramente questa è una cosa che va sistemata, ma eh, ve la segno perché poi uno si può trovare eh, in difficoltà. Se entriamo quindi nel dettaglio della parte reportistica, in particolare si può andare a vedere quelli che sono eh, i restore job, come ha fatto prima eh, quello che ha fatto prima Mauro, piuttosto che andare a vedere una parte reportistica relativa ai nostri task di backup. Prima cosa importante, la parte superiore è quella relativa ai filtri. Di default, quando entrate all'interno del pannello, vi vengono proposti, ehm, vengono proposti eh, le ultime 24 ore. Per cui non andate nel panico perché succede. Spesso perché succede spesso che ci chiamano i nostri clienti che non trovano i backup. È necessario, come prima operazione, andare a impostare un periodo maggiore in modo da avere una visione un pochino più completa. Poi ci sono delle sorta di Gantt dove eh, sono anche interattive, per cui è possibile effettuare dei filtri utilizzando eh, questa parte interattiva, ad esempio andando a scegliere solo un server eh, tra quelli che siano attivi, oppure nel caso in cui ci siano dei job falliti, andare a filtrare per i job falliti e quindi andare a eh, visualizzare quelle che sono le informazioni relative al backup. Qui vedete si, si ha quella sorta di schemino che aveva fatto vedere Mauro nella scelta. Eh, del, del, del tipo di backup che si vuole utilizzare, per cui il full, incrementale, incrementale, synthetic full e di nuovo eh, l'incrementale, poi mano a mano che scorrono i giorni, in base a retention, impostazioni che sono scelte nel backup, questi, questi valori andranno a variare. E, I filtri, oltre che su questa parte interattiva, si possono fare anche nella parte superiore, quindi andare a scegliere il server, quindi vado a togliere ad esempio quello eh, Linux piuttosto che la tipo di agente, eh, i, i job status, l'importante è ricordarsi di cliccare sul pulsante apply. È possibile anche andare a personalizzare quelle che sono le colonne, quindi magari posso andare qui, esportare in CSV, eh, andare a scegliere colonne, colonne diverse, insomma è uno strumento utile eh, per fare reportistica che magari eh, all'interno dell'azienda... Uh, si può fornire e eh, vengono richieste, le aziende che hanno certificazioni, anche di avere questa tipologia di informazione piuttosto che uno strumento utile per andare a navigare e consultare quello che è lo stato dei propri backup. Scusa, e, aggiungo solo una cosa prego. che mi sono dimenticato di dire prima, è, okay. um, perché ci capita spesso che ce lo chiedano, cioè se siete dei rivenditori che volete rivendere questo servizio a clienti, eh, ci viene chiesto: ma abbiamo bisogno di un account cloud o cloud backup o più account cloud backup? La risposta è, dipende come voi eh, vorrete gestire questa cosa. Cioè, se sarete voi come rivenditori a gestire i backup per tutti i clienti, potete avere un unico account cloud dove inserirete più macchine, okay? Più agent sulle macchine e lo comanderete voi. Il pannello però è monoutente, quindi se avete bisogno di dare l'accesso diretto al cliente per far vedere i suoi backup, che sia anche eh, libero nel ripristinarselo, che possa fare quello che vuole, allora dovrete creare un utente, un account cloud per ogni cliente, in modo che lui possa entrare con le sue credenziali e vedere la, i suoi dispositivi. Al suo, esatto. al suo okay, eh, un altro elemento importante di questa parte di Portistica è il site of application, che è esattamente il dato arrotondato al giga che troverete all'interno del pannello quindi questa colonna side application che è il totale dello spazio utilizzato da tutti i server che sono all'interno di quell'account per cui se io vado e filtro ad esempio solo per una, una solo per un elemento andrà a cambiare ma andando a togliere i filtri e applicando l'intero contenuto 10.15 deve essere eh, correttamente impostato deve combaciare con quello che sta all'interno del panel cloud chiaramente ha rotto un dato g quindi 10,x vanno a finire agli 11 giga ora a questo punto vi ehm, riepilogo quelli che sono eh, i link che vi arriveranno eh, nella mail con le slide in modo che eh, avete dei riferimenti rapidi per eh, andare a rivedere quello che vi ha indicato anche Mauro quindi la guida al cloud backup dove si eh, entra nello specifico eh, del common vault, eh, come si installa l'agente, la configurazione del retention con quello schema che ha fatto vedere Mauro per calcolare quanti sono. Questo è molto utile perché in base, se avete già eh, l'idea di quale sarà il, il, lo spazio occupato dal vostro server, eh, potete farvi un'idea di quello che è eh, la quantità totale di dati che andrete a backupare e Scegliere quindi se attivare un pacchetto di una certa dimensione piuttosto che il Perpignus perché magari siete consapevoli che sopra quel server non ci sono eh, così tante informazioni. La guida per effettuare il bermettere backup, e vi ho riportato eh, come andare a modificare il link per andare alla web console dove trovate non solo la dashboard ma anche la parte di download degli agenti e eh, della reportista. Come ultimo riferimento, perché è importante eh, ricordarselo. Eh, nel caso in cui si voglia vogli effettuare un bare metal backup per Windows, è necessario andare nel content e impostare questo, eh, questo bare, eh, backup system stale che indica che volete fare il bare metal. Questo si differisce da Linux, se vi ricordate, perché è per un play la parte generale. Io con questo eh, avrei concluso e eh, vi. E vi riporto il link nel caso in cui vogliate eh, mandare delle ulteriori domande. Eh, Lorenza, per caso sono arrivate sì. invece... Allora, eccomi webinar? ragazzi. Sì, sì, sono arrivate alcune domande e mh, siccome il tempo sta stringendo ve ne seleziono alcune. E partiamo subito con una che è rivolta sicuramente a Mauro. Come si eliminano i dati di un backup? Ecco, qui eh, diciamo, per chi è abituato a usare il nostro sistema Evolt, eh, diciamo, la, la situazione è nettamente differente. Nel, nel ah, sistema sì. Evolt, quindi quello precedente, avevamo l'obbligo da parte del cliente di richiederci espressamente il fatto che i dati venissero cancellati per il backup. Qui, se vi ricordate prima, vi ho fatto vedere come fare la rimozione dell'agent, cioè quel retire. Se voi selezionate retire, il sistema, oltre a disinstallare l'agent sul server, capisce anche che voi non volete più i dati di quel server. Quindi quando fate retire, attenzione che state dicendo al sistema cancellami l'agent dal server, ma oltre a questo eh, segna i dati come non più necessari. Vuol dire che non li cancella in maniera... Eh, Diciamo immediata. Quindi, se voi avete fatto un problema, avete fatto un errore o quant'altro, reinstallate immediatamente l'agent, lo riconfigurate, i dati ve li ritrovate subito. Ma se voi lasciate per passare anche poco tempo, parliamo di cioè, a scattare dell'ora in realtà perché è ciclico ogni ora, eh, i dati vengono cancellati. Quindi, diciamo, è una comodità perché in caso di errori, pul vol voler voleva fare pulizia o quant'altro rispetto a prima, i dati vengono cancellati. Ma fate attenzione: il retire vuol dire cancella l'agent e eliminami i dati. Ok, e invece un'altra domanda è: il cloud backup funziona solo sui server o anche sui client? In particolare chiedono anche sui sistemi Apple? Eh, allora, il client si può installare su Windows, su Linux, su Mac non ancora ufficialmente: nel senso che Convolt. Ha rilasciato già dei pacchetti di installazione e quindi eh, abbiamo dei clienti che lo usano su Mac. Non lo trovate ancora nelle nostre guide ufficiali perché non ancora ufficialmente supportato. Diciamo. Quindi è questione di poco tempo, sappiate che andando direttamente alla pagina di Commvault trovate anche l'agenda installazione per il Mac, purtroppo non è ancora ufficialmente supportato, quindi vi direi se cercate supporto, se cercate la garanzia per il momento non c'è questa, questa cosa, ma contiamo a breve di averlo anche per Mac. Ok, grazie, sei stato mi sa esaustivo. Allora invece Matteo, la le retention sono personalizzabili? Come, come, come vi ho fatto vedere prima, Mauro, eh, in realtà la retention è eh, possibile scegliere tra un elenco che eh, abbiamo, mettiamo noi a disposizione. Quindi noi abbiamo fatto, questa è una nostra scelta, naturalmente, e quindi eh, ce ne sono diverse su cui scegliere che, dove cambia sia la retention, sia eh, la, la, la possibilità di effettuare i full, il numero dei giorni per cui effettuare il full. però al momento non è possibile personalizzarli. Su richiesta eventualmente si può avanzare la richiesta e nel caso in cui per quella tipologia eh, di, di retention vengono fatte più, di, più richieste, eventualmente valutiamo la possibilità in sera. Però di media direi che si sceglie tra quelle che sono già eh, configurate. Ok, e invece dove trovo la gente da installare sul server? Eh, ecco, questa è un'ottima domanda, poi tornerei... Ehm... All'interno del pannello, come vi ho fatto vedere prima, eh, qui, quindi andando a mettere eh, web console, compare anche il download center, piuttosto che all'interno della dashboard, all'interno della dashboard eh, del command center, nella parte a sinistra trovate il menu del, down, del, 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 del download center. Qui è, è importante eh, fare attenzione perché non è che una volta scaricato il... L'agent va bene per tutti siccome sono agent autoconfiguranti. Dentro ci sono scritti e sono stati personalizzati da Common Per noi, dentro ci sono scritti i parametri del data center che avete scelto. Per cui dipendono dalla region in cui avete attivato il Common Vault. Quindi quello che consigliamo è andare all'interno di quest'area e ogni volta andare a scaricare il pacchetto corretto. Il pacchetto corretto. Chiaro. Allora ragazzi, io direi che ci sono altre domande ma mh, risponderemo poi. Eh, diciamo che chiuderei qui, concluderei qui questo, questa sessione. Anzi, grazie ancora mh, di, esservi, ehm, di essere qui e grazie a tutti i collegati. Come ho detto all'inizio, qualsiasi domanda eh, potrà essere fatta alla, ehm, alla mail che vedete qui. Ehm, vi ricordo che le risposte alle domande alle quali non siamo riusciti a rispondere ora, eh, la registrazione del video e la presentazione vi verrà inoltrata alla mail di iscrizione eh, nei prossimi giorni. Quindi non mi resta ancora che ringraziarvi, buona giornata a tutti e alla prossima. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie.